innanzitutto vorrei ringraziarvi per essere qua questa mattina in occasione del Linux Day. Linux Day che è la giornata nazionale dedicata al Linux e al software libero. Si tratta di una manifestazione a carattere nazionale. Quest'anno sono 119, se non sbaglio, le città italiane in cui in contemporanea si svolge la manifestazione. Quest'anno l'evento appunto è giunto alla 12ª edizione, quindi sono 12 anni che organizziamo questo evento. L'evento a livello nazionale è coordinato da ILS, Italian Linux Society, e viene organizzato a livello locale dall'associazione, appunto nella nostra, quindi di LUG, che trovate nella maggior parte dei capoluoghi di provincia delle città italiane, e ovviamente nelle città più grosse ci sono anche più di un'associazione, e comunque tutte le associazioni che a livello nazionale promuovono Linux e software libero. In generale noi organizziamo questa giornata dividendola in due momenti. In particolare la mattinata è dedicata ad interventi di carattere più generale, quindi per chi si avvicina per la prima volta a Linux e al software libero. Ovviamente non mancheranno sicuramente dei momenti divertenti con l'intervento di Stefano per quanto riguarda Linux in ambito musicale. Mentre nel pomeriggio avremo degli interventi più a carattere settoriale, quindi interventi dedicati al mondo dello sviluppo, al mondo, quest'anno soprattutto Linux Day dedicato al mondo della piccola e media industria, quindi vedremo delle applicazioni specifiche per il settore industriale, e non mancheranno anche interventi di carattere sistemistico. Io vorrei ringraziare ovviamente voi che siete qua questa mattina, quindi l'Istituto Tecnico Ferrara, l'Istituto, e vorrei ringraziare ovviamente il Dipartimento di Ingegneria che ci ospita ogni anno, oltre che i nostri patrocini, quindi il Comune di Ferrara, il Comune di Argenta, la Regione Emilia Romagna, l'Ordine degli Ingegneri di Ferrara. Quindi io direi che possiamo iniziare. Vorrei lasciare la parola a Fabio Quatti, che è il nostro primo relatore, è uno dei soci fondatori dell'associazione, oltre che stato presidente dell'associazione per tanti anni. E appunto il suo intervento, se Fabio appunto, è dedicato proprio a diciamo un carattere introduttivo al mondo di Linux e al software libero. Ovviamente ragazzi, durante gli interventi sentitevi liberi di fare delle domande, quindi intervenite, avrò un piacere, ma diciamo, non si tratta di una lezione, ma volevo sentire anche i vostri interventi e la vostra partecipazione. Ovviamente l'evento è raggiungibile anche in streaming, quindi diciamo, per chi appunto non è potuto venire oggi, quindi ci vorrei salutare chi ci segue in streaming, e ovviamente attraverso vari canali social, come Twitter e Facebook, con Google Plus per